e vedevo sempre la solita storia. Belgrado faceva i serbi, la Croazia faceva Zagabria i suoi, Lubiana i suoi, Roma i suoi, Milano i suoi. A un certo momento dico: adesso io li metto insieme, faccio un raggruppo e non guardo in bocca a nessuno. Quello che è che sia di qualsiasi nazionalità, di qualsiasi religiosità e via di seguito. E allora ho detto: incomincio e non so da dove incominciare, dai campi di concentramento direi, no? Però dovevo premunirmi di informazioni. Arturo, ha deciso di andare alla ricerca di queste immagini anche perché spinto, diciamo, da un senso di indignazione nei confronti di un modo ritualistico di farmene, di ricordare. Sono partito, ho preso il camper e ho cominciato un po' ad andare dentro, prima in Italia dove era possibile. C'è qualcosa anche in Italia, ma campi di concentramento in Italia, l'unico di sterminio era la risiera di Trieste, no? Ma a Trieste non avevano niente, qualche scritta su per i muri, ma che non diceva più niente, salvo qualche imprecazione o invocavano i loro dio. E io credo che lui abbia voluto fare memoria nel senso pregnante, nel senso forte del termine, e cioè non semplicemente ricordare, ma trasmettere attraverso segni concreti. Qualcuno l'ho trovato in Germania, anche dentro nel campo di concentramento. Non avevano i disegni loro, naturalmente erano già negli archivi, ma qualcuno aveva anche il proprio archivio. A Kiev, ecco, c'era uno degli internati, morto purtroppo, e un certo Tolkachev. Quando li ho messi insieme, ho detto: adesso nasce il problema di come pubblicarli. Chi è che li pubblica? E qui c'era chi aveva paura ancora, perché i giovani non sanno queste cose. Era un po' difficile anche girare dentro per quei luoghi là. E mi fermavo in Germania Est a denunciare quanta strada facevi, che campo ti fermavi, quante cose avevi in tasca e via di seguito. Non puoi fermarti fuori, è una cosa abbastanza complicata. Vabbè, è andata anche bene, dai. Credo che sia un'occasione buona, garantita comunque da Primo Levi, che so non essere stato sempre così disponibile ad assecondare proposte e iniziative di questo tipo, e che invece KZ di Arturo Benvenuti lo ha sostenuto incondizionatamente. A quel punto là io avevo fatto quello che potevo. Levi mi aveva aiutato con la sua presentazione a dare una veste come doveva essere, altrimenti non so cosa avrei potuto fare di meglio, niente. Mi accreditava la possibilità, si è fidato di me. Ecco, mi auguro che possa avere il giusto eco, la giusta diffusione e distribuzione, perché la nostra contemporaneità ha bisogno di riflettere su questa vicenda, ma proprio nella prospettiva dell'adesso e nella prospettiva del futuro che presenta qualche nuvola all'orizzonte. È un modo per fare memoria, per rinnovare la memoria. Perché è il momento anche in cui la memoria va ricordata, se no siamo tutti nel fango in tutti i modi.